Grazie, consigliere Paparelli. Oggetto numero 7, interroga la consigliera Meloni, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Meloni. Grazie, presidente, ma cercherò di sintetizzare al massimo questa interrogazione che so bene non è solo ovviamente di competenza della regione, ma è un tema che volevo attenzionare perché in un momento così complicato e difficile il tema delle cure odontoiatriche sta diventando, diciamo, quanto mai urgente anche nella nostra popolazione, in particolare per le persone fragili ed economicamente ovviamente in difficoltà. Purtroppo sappiamo che con il cosiddetto decreto Balduzzi c'è un impedimento ai medici e agli odontoiatri privi di specializzazione di accedere alle graduatorie per gli incarichi nelle ASL. La categoria ritiene che tale laurea sia già di per sé specialistica e che non sia necessaria per accedere alle graduatorie. La conseguenza è che cosa sta succedendo? Un numero sempre più esiguo di laureati disponibili e il rischio di blocco degli ambulatori pubblici di specialità. Purtroppo vediamo come nell'area odontoiatrica infatti le classi di specializzazione attualmente istruite sono solamente tre, cioè la chirurgia orale, l'ortognatodonzia e l'odontoiatria pediatrica. Ora, tutt'oggi manca ancora quasi completamente una programmazione con un adeguato numero di scuole di specialità sia a livello nazionale sia nella regione Umbria da parte ovviamente del Ministero della Università e della Ricerca, e quei pochi posti a disposizione delle scuole di specialità sono comunque assolutamente insufficienti a coprire il fabbisogno di odontoiatri del sistema sanitario nazionale. Il ristretto numero di odontoiatri specializzati rischia di bloccare l'accesso concorsuale agli organici dirigenziali pubblici, precludendo praticamente al 90% dei professionisti la possibilità di partecipare. Ora, questa ovviamente già consolidata come criticità, questa carenza, e a seguito di questi provvedimenti legislativi si è tentato di intervenire comunque al fine di mantenere un equilibrio in grado di mantenere un'adeguata dotazione organica del servizio odontoiatrico pubblico, sufficiente ad assicurare almeno in parte l'erogazione delle prestazioni minime, quelle ricomprese nei servizi, nei livelli essenziali di assistenza, inserendo infatti in appendice all'accordo sindacale in materia di accordo rinnovato fino al 2021, la possibilità per tutti gli odontoiatri di accedere al servizio pubblico per la specialistica ambulatoriale interna in alcune ovviamente situazioni. Ora, purtroppo sappiamo che l'incidenza dell'odontoiatria pubblica, diversamente da altre specializzazioni mediche, purtroppo non supera il 7%, quindi sostanzialmente le persone fragili ed economicamente più in difficoltà sono quelle che stanno pagando ovviamente il prezzo più alto in questo momento. In Umbria la situazione non è purtroppo migliore, perché delle graduatorie di specialisti ambulatoriali delle aziende ASL Umbria 1 e ASL Umbria 2 pubblicate nel BUR in data 31 dicembre 2021, risulta che la graduatoria di ammissione di specialisti ambulatoriali nella branca specialistica di odontoiatria costa relativamente all'anno 2022 di 12 unità a fronte di 49 esclusi nella ASL Umbria 1 e di 11 unità a fronte di 39 professionisti esclusi per mancanza di requisito di specializzazione suddetto, ovviamente ai sensi dell'articolo 19,4 lettera C del 31 marzo 2020 della ASL Umbria 2. Quindi purtroppo la situazione è complicata, tante persone, cioè la salute e anche le cure odontoiatriche credo che debbano in un certo senso essere salvaguardate e tutelate e soprattutto rese disponibili dal Servizio Sanitario Nazionale, perché attengono anche alla sfera della dignità della persona, ed è per questo che chiediamo alla Giunta regionale di conoscere quali misure intende adottare per porre rimedio a questa situazione, visto il numero esiguo di laureati specializzati in odontoiatria attualmente disponibili nelle graduatorie di ASL Umbria 1 e ASL Umbria 2, rischiando di mettere seriamente
a rischio di blocco gli ambulatori pubblici di specialità odontoiatrica, ovviamente a tutto svantaggio dei servizi resi ai cittadini, tanto più in un periodo storico come questo del Covid, e ovviamente penalizzando anche quegli odontoiatri che hanno acquisito professionalità ed esperienza. E in subordine se intende farsi portavoce con il Ministro della Salute affinché si possa affrontare organicamente e più compiutamente questo problema al fine di garantire un efficace e un efficiente accesso al servizio delle cure specialistiche odontoiatriche del Sistema Sanitario Nazionale a tutti i cittadini di tutte le regioni italiane. Ovviamente questa interrogazione è stata inviata anche ai nostri referenti al governo, in modo da poter in un certo senso anche creare una rete tra le regioni e portare questo tema all'attenzione. Grazie. Prego, Assessore Coletto. Grazie Presidente. Partirei ricordando che l'Università di Perugia, a decorrere dall'anno accademico 2009-2010, è stato istituito il corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, appartenente alla classe di laurea LM46 odontoiatria punta e protesi dentaria, per un numero di 30 posti disponibili. Il corso di studio rilascia il titolo di dottore magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, ha una durata di 6 anni con relativi 360 crediti maturati. I laureati in odontoiatria hanno sbocchi occupazionali nell'ambito della professione di odontoiatria libero professionista in ambulatori, possono svolgere attività dirigenziali di primo e secondo livello presso il Sistema Sanitario Nazionale. Si porta a conoscenza che questa giunta, attraverso le aziende sanitarie, l'Università di Perugia e l'Università dell'Aquila, ha già posto in essere alcune strategie per porre rimedio alla carenza di odontoiatri specializzati, ma comunque garantendo l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali presso le aziende sanitarie. Infatti l'azienda ospedaliera di Perugia, con delibera del direttore generale 217 del febbraio 2022, ha firmato con l'Università l'accordo per istituire il corso di laurea specialistica in chirurgia pediatrica. La ULS Umbria 1, con determina dirigenziale 260 del 21 gennaio 2022, ha siglato con l'Università di Perugia la convenzione per lo svolgimento del tirocinio presso le proprie sedi. In queste azioni da parte delle aziende sanitarie sono state necessarie alla fine della richiesta dell'Ateneo Perugino al MIUR per l'istituzione del nuovo corso di laurea specialistica per garantire la rete formativa sul territorio di propria afferenza. Pertanto a breve l'Università potrà bandire il relativo avviso. Inoltre, con determina dirigenziale della ULS Umbria 1, 468 di quest'anno, la stessa azienda ha stipulato un'altra convenzione con l'Università dell'Aquila per un altro corso di laurea specialistico per garantire la rete extraformativa ed accogliere studenti dell'Ateneo Aquilano. Tutto ciò al fine di essere regione di attrazione per studenti provenienti anche da altri Atenei italiani. Per quanto riguarda l'accesso alle graduatorie di specialisti ambulatoriali delle due aziende, si informa che, come ogni accesso alla dirigenza del servizio sanitario, le norme sono identiche per ogni specializzazione, ovvero il rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, e pertanto a tutt'oggi rimangono esclusi i professionisti per mancanza del requisito di specializzazione. In subordine si intende farsi portavoce presso il Ministero? Evidentemente sì, sappiamo che purtroppo, come dico sempre, il problema che stiamo affrontando si fa sempre più pesante, lo accennava anche il consigliere Paparelli poc'anzi, è la mancanza di medici, che si va a ripercuotere a tutti quanti i livelli. Stiamo parlando ovviamente dei medici di medicina generale, piuttosto che degli specialisti ambulatoriali, ma anche e soprattutto dei medici anestesisti. Questa è una mancanza che va avanti da anni, una mancanza che prima o poi evidentemente dovremmo naturalmente rispondere, dovrà naturalmente rispondere il governo o con l'apertura del numero chiuso, che reputo possa essere la soluzione ideale, ma sicuramente lo sta già facendo con la limitazione dell'imbuto formativo, cioè aumentando quelle che sono le borse di studio. Va fatta un'ulteriore considerazione però per quanto riguarda i dentisti. Il coordinamento albi odontoiatrici ritiene che allo status attuale, e stiamo parlando naturalmente
di quelli che sono gli ambulatori territoriali, quindi i privati. Allo status attuale si ritiene che per soddisfare il fabbisogno, visto e considerato che il fatturato per quanto riguarda questi ambulatori è diminuito del 30%, evidentemente questo è legato sicuramente a quella che è la crisi economica, il fabbisogno massimo di odontoiatri per quanto riguarda Perugia è di 5 medici odontoiatri. Reputo che comunque sia vada fatta un'analisi che vada oltre a quello che è il fatturato legato agli ambulatori privati, che per l'amor di Dio sono necessari e fanno un grandissimo lavoro a livello territoriale, ma noi dobbiamo considerare anche quella che è la povertà che sta purtroppo, aggiungo purtroppo e lo sottolineo, aumentando, legata pertanto alla crisi pandemica, legata a tutte queste situazioni. Quindi va fatta una riflessione a 360 gradi, va fatta una fotografia organica della situazione che tenga conto di tutte queste difficoltà. Ciò detto, domani incontrerò il Ministro Speranza e parlerò anche di questa situazione. Mi auguro ci possano essere delle risposte esaustive per tutte quante le necessità, al di là della questione, seppur importante, degli odontoiatri, ma con maggior riguardo a quelle che sono le necessità legate appunto alla mancanza di medici più in generale. Grazie. Consigliera Meloni per la replica. Ma intanto grazie Assessore della risposta, della sensibilità e anche del fatto che domani porterà all'attenzione del Ministro questo tema. E aggiungo che un po' a me preoccupa il fatto che ci sia quel richiamo che lei ha fatto alla diminuzione di fatturato anche dei medici odontoiatri privati, che tra l'altro, come dice lei, nei territori svolgono un lavoro importante, grande e spesso anche, insomma, anche di, non solo di qualità ma anche di tenuta sociale, perché capiscono anche molti di loro le difficoltà che stiamo vivendo. E mi preoccupa perché significa che le persone si stanno curando di meno e se da una parte non riescono a trovare la forza e la possibilità di accedere al servizio ovviamente sanitario nazionale per i motivi che abbiamo elencato e che credo che questo sia un tema vero che anche di cui il governo si deve anche il ministero fare carico, perché ripeto attiene veramente alla dignità delle persone, non solo la salute ma anche appunto le cure odontoiatriche, che sappiamo poi richiamano tutta una serie di anche attività che le persone fanno all'interno della socialità. Ovviamente ritengo molto importante il lavoro che sta facendo l'università nel proporre questi nuovi corsi di laurea specialistica, che quindi poi danno la possibilità di accedere alle graduatorie. Certo è che ovviamente questo è un percorso che sta iniziando oggi, adesso, e che quindi passerà del tempo prima che poi diciamo questi odontoiatri possano accedere alle graduatorie. Comunque è già un primo passo e questo è assolutamente apprezzabile. E dall'altra parte dispiace che comunque gli specialisti di odontoiatria di base in questo momento siano penalizzati e magari anche nella disponibilità non possano fornire un servizio, tra l'altro in questo momento tanto utile quanto indispensabile anche per la povertà dilagante e per i motivi che lei ha ricordato. E quindi io mi auguro che nella rete tra le regioni e nell'impegno degli assessori e anche del Ministro si riesca a trovare una soluzione che possa davvero dare delle garanzie di salute e quindi di dignità e anche di civiltà ai cittadini. Grazie. Ultima question time, grazie consigliera Meloni. Interroga il consigliere Bori, risponde l'assessore Coletto, centro di salute in via 14 settembre, Casa della Salute. Prego, consigliere Bori. Grazie Presidente. La zona di Monteluce è una zona che per sua natura è vocata ai saperi e alla cura. È stato scelto di spostare il polo ospedaliero da Monteluce a Sant'Andrea delle Fratte, di fare una grande opera di rigenerazione urbana in quella zona, in quella porzione di città. Questa rigenerazione urbana è stata portata avanti da alcuni e non attuata da altri. È stata portata avanti da Adisu, che ha trasferito là servizi agli studenti, collegi e realtà che creano socialità. È stata portata avanti da molti privati che hanno investito, realtà economiche, commerciali, palestre, realtà sanitarie.
purtroppo non è stata portata avanti dal Comune di Perugia, che ancora deve trasferire i propri uffici, nonostante i finanziamenti, nel convento ristrutturato, e non è stata portata avanti dalla Regione Umbria. La prima interrogazione che abbiamo posto all'attenzione dell'assessore era nei primi mesi di mandato e chiedeva conto del trasferimento del centro di salute nella nuova casa della salute a Monteluce. Ora, la scelta di realizzare a Monteluce una casa della salute è una scelta che si è rivelata più che azzeccata, tanto più che è stata pianificata nel 2016 e siamo oggi, nel 2022, a riscontrare che le politiche europee e le politiche del governo vanno incontro a questa opzione delle case di comunità e delle case della salute. Purtroppo c'è da notare che con i fondi del PNRR, invece che realizzare la casa della salute a Monteluce, si è fatta una scelta profondamente sbagliata. Perché, guardate, noi non possiamo stare alle voci di corridoio, alle ipotesi. Ad oggi, dagli atti che voi avete prodotto, la richiesta è di ristrutturare il centro di salute in via 14 settembre, che è una realtà del tutto inadeguata, che è una realtà fatiscente, che se fosse una realtà privata già sarebbe chiusa, invece è pubblica e quindi in deroga può non rispettare gli standard di sicurezza per gli operatori e per i cittadini, può non avere un accesso adeguato per i disabili e quindi può andare avanti. In quella struttura ci sono numerosi servizi, dagli screening oncologici alle vaccinazioni, il punto prelievi, le realtà di somministrazione dei farmaci e delle terapie, oltre ai consultori e il supporto psicologico. Ecco, tutto questo è in una struttura che si trova in mezzo a una rotonda, senza parcheggio pubblico, solamente privato, e del tutto inaccessibile. È incomprensibile e è inaccettabile che, invece che investire questi fondi nella Casa della Salute, che era già stata individuata all'interno della nuova Monteluce, per cui la ASL, era questo il motivo della prima interrogazione, aveva fatto una fideiussione che ha fatto scadere e per cui potrebbe diventare un modo per rivitalizzare quell'area e quel quartiere e fare la propria parte come l'ha fatta Adisu e i privati. Ora, invece, si sceglie di ristrutturare una realtà che è del tutto inadeguata e inaccessibile. È una cosa incomprensibile. Nella Casa della Salute, individuata a suo tempo, mi va di ricordare che devono andare numerosi servizi, non solo quelli ospitati ora nel centro di salute in via 14 settembre, ma anche realtà di diagnosi specialistica, il CUP, il centro unico di prenotazione che oggi non è presente in tutta l'area, gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e inoltre la realtà di continuità assistenziale, quindi garantire nelle 24 ore e tutti i giorni, anche il fine settimana e nei festivi, un presidio sanitario. Ora, rimane francamente incomprensibile questa scelta, incomprensibile sul fronte sanitario e di programmazione dei servizi, inaccettabile perché si chiede di ristrutturare una realtà che è inadeguata invece che fare un investimento logico che porterebbe un beneficio anche all'intera area. E ci sarebbe la possibilità di valorizzare in maniera differente uno stabile, che è quello di via 14 settembre, che è del tutto inadeguato per ospitare i servizi sanitari. Per questo interroghiamo lei e tutta la Giunta per conoscere la realtà dei fatti e per chiedere una totale inversione di queste decisioni prese nero su bianco. Grazie consigliere Bori, prego assessore Coletto. Grazie presidente, ringrazio anche il consigliere Bori che con queste interrogazioni ci dà la possibilità di fare chiarezza una volta per tutte e di evitare quelle che sono inutili speculazioni su scelte sbagliate fatte a suo tempo, che si sono rivelate sbagliate evidentemente fatte a suo tempo, sull'investimento di Monteluce. Dell'interlocuzione con la USU Umbria 1 è stato posto in evidenza la tematica della struttura da scegliere
per la localizzazione della casa di comunità ECOT a Perugia. Sono state oggetto appunto di valutazione con due potenziali opzioni. L'immobile di via 14 settembre, che abbiamo trovato lì con tutta la struttura, peraltro già in situazioni strutturali piuttosto disagiate, definiamolo così, e l'immobile sito presso l'area ex Policlinico Monteluce. La seconda delle due ipotesi, riferita all'8F ex padiglione E del piano attuativo Monteluce, scelta migliore a giudizio di US Umbria 1 e della direzione regionale, in quanto l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile si è palesata al momento impercorribile, in quanto l'immobile è di proprietà del fondo comparto Monteluce di natura privata e ciò determina incertezza nei tempi rilevanti del procedimento necessario per l'eventuale acquisizione della proprietà, che non dà adeguate garanzie nel rispetto della tempistica imposta appunto dal PNRR, tra l'altro legata anche alla prima scadenza richiesta del Ministero del 28 febbraio 2022 per quanto riguarda appunto l'elencazione delle strutture che potevano essere elette a situazioni di COT, ospedali di comunità, piuttosto che case di comunità, per l'inserimento appunto nelle schede operative. Peraltro ad oggi non è possibile conoscere neanche il valore di acquisto dell'immobile, né l'importo corrente per completare la relativa ristrutturazione. Proprio perché non è proprietà dell'USL, proprio perché non è proprietà della Regione, proprio perché non ci sono situazioni e decisioni definitive per quanto riguarda questo fondo privato. Per questi motivi si è scelto di individuare l'immobile ubicato in via 14 settembre 1, che persegue comunque l'obiettivo di recupero di un immobile di proprietà della ASL 1, quindi della sanità, importante dal punto di vista storico e architettonico, mediante la trasformazione di una struttura efficiente sotto il profilo tecnico-economico e sostenibile sotto i profili ambientale e sociale. Tuttavia, è intenzione dell'amministrazione regionale dell'azienda USL Umbria 1 tenere monitorata la situazione e valutare la sopravvenuta eventuale fattibilità dell'intervento su Monteluce, a seguito della definizione della ristrutturazione del fondo comparto Monteluce, qualora vengano a verificarsi i presupposti giuridici per la relativa realizzazione, in tempi e modalità compatibili col PNRR. Sarebbe stato paradossale e un gravissimo errore che la Giunta avesse scelto di andare ad investire col PNRR a casa d'altri. Credo che, anzi sono certo che nemmeno la norma l'avrebbe permesso. Comunque sia, la nostra scelta principale sarebbe stata per andare a ristrutturare, per andare a collocare la COT piuttosto che la casa di comunità presso Monteluce, evidentemente, per rivitalizzare anche un ambito che se non viene rivalutato e rivitalizzato potrebbe, come dire, essere mal assorbito dal punto di vista sociale. Non l'abbiamo cancellato, lo teniamo ben presente, evidentemente per ora la scelta causa forza maggiore e nel rispetto della norma è dovuta cadere verso il fabbricato, verso l'immobile di via 14 settembre numero 1. Grazie. Consigliere Bori, prego. Ma se l'assessore si riferiva agli errori del passato, forse parlava della scelta fatta 2 anni fa da lei, dalla Giunta, dalla ASL, di non procedere all'acquisto. Si ricorda, no? L'abbiamo portata qui in commissione, l'abbiamo sollevata più volte. Non avete proceduto all'acquisto, nonostante ci fosse già la fideiussione e l'accordo per quella struttura che già si sapeva che doveva essere ristrutturata e adibita a Casa della Salute. In mezzo è capitata un'emergenza sanitaria, una pandemia, che ci hanno insegnato il valore della sanità territoriale e in più tantissimi fondi, tantissimi soldi. Questi fondi, 5 milioni e 7 se non sbaglio, sono stati investiti in via 14 settembre invece che a Monteluce, perché, assessore, lei ha una lunga esperienza. Le istituzioni, i rappresentanti delle istituzioni parlano con gli atti, non con le intenzioni. Le vostre intenzioni possono essere quelle le più disparate,
però gli atti, quello che avete messo nero su bianco, dice che questi milioni di euro verranno investiti in via 14 settembre, non a Monteluce. E questo perché quando avevate la possibilità di acquisire quella struttura non lo avete fatto e avete lasciato scadere la fideiussione della ASL. Una serie di gravi errori. A questa serie di gravi errori se ne somma un altro, la scelta di investire in una zona che, la invito a visitarla, è in mezzo a una rotonda, non ha marciapiedi, non è accessibile, e stanno cadendo i cornicioni, è totalmente recintata. Investire lì milioni di euro invece che investirli in una struttura che va riqualificata e rigenerata e ha già un progetto in campo, è già pronto, l'ho visionato, è pronto, la fideiussione c'era, è stata fatta scadere. Mi dispiace, ma su questo noi non faremo un passo indietro, perché sarebbe un grave errore, invece che rigenerare l'area di Monteluce e dare una prospettiva, oltre che dei servizi sanitari, decidere di farlo in una zona che è del tutto inaccessibile e impropria. Questione riconosciuta prima di tutto da quello che ci ha letto, dalla ASL e dalla direzione. Quindi è impropria, però lo facciamo uguale. Non funziona.